Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Siamo ad aprile e quindi parliamo di libri. Vi andrò ad elencare alcune delle novità editoriali che troveremo in libreria nel mese di aprile. Devo dire che rispetto agli altri mesi ne ho selezionati meno perché non c'erano dei libri che mi hanno entusiasmato, che mi sono piaciuti in modo particolare. Tuttavia, qualcosa sono riuscita a raggruppare, quindi andiamo a vederli insieme. Parto subito con il primo che è Fragile è la notte. Scritto da Angelo Petrella, edito da Marsilio. È un giallo, è la storia di un detective che ha un passato abbastanza oscuro, si ritrova ad indagare su un omicidio e lo fa a modo suo, infrangendo un pochino le regole. Poi abbiamo Giaguari invisibili, scritto da Rocco Civitarese, edito da Feltrinelli, ed è la storia di quattro diciottenni che sono alle prese con scelte importanti che andranno a determinare il loro futuro. Quindi ci sarà appunto un dialogo aperto fra questi quattro adolescenti, la loro storia, i loro progetti, le loro speranze, la loro paura di fallire. Quindi è un libro tutto orientato, diciamo, nella fascia della fine dell'adolescenza, diciamo così, quando arriva un po' il momento di fare delle scelte particolari. Il prossimo libro è Nostalgia di un altro mondo, scritto da, ve lo scrivo qui perché è impronunciabile per me, sapete che ho questo problema di pronuncia, edito da Feltrinelli. Qui è un libro che raccoglie 14 racconti, tutti abbastanza realistici, tutti abbastanza verosimili, che hanno in comune il fatto di avere dei protagonisti che desiderano migliorare se stessi. E è un libro in cui emergono tantissimo i sentimenti, sentimenti che in qualche modo avvicineranno il lettore perché sono raccontati con estremo realismo in tutta la loro complessità, in tutta la loro fragilità. Quindi è un libro molto psicologico che sembra avvicinare molto il lettore al protagonista del racconto proprio per il realismo con il quale vengono descritti tutti i sentimenti. Il prossimo libro è Lupo Mangiacane, scritto da Nora Venturini. Edito da Mondadori. È la storia di una tassista che si ritrova parallelamente alla polizia ad indagare su un omicidio, perché in qualche modo la sua macchina, il suo taxi arriva insieme a quello della polizia, quindi si ritrova di fronte a questo omicidio e in qualche modo comincia anche lei ad indagare, perché comincia a fare qualche indagine con i clienti che salgono sul taxi, poi riesce a infilarsi come volontaria in una mensa, insomma, riesce a raccogliere delle informazioni e a fare la sua personale indagine. Il prossimo libro è Polvere, scritto da Enrico Pandiani, edito da De Agostini. È la storia di un uomo solo che ha perso il lavoro da poco. L'unico amico che ha è un gatto al quale non ha nemmeno dato un nome. Poi un giorno arriva a suonare alla sua porta l'anziana vicina di casa che gli chiede aiuto. Tempo prima hanno ucciso la figlia, ma su questo omicidio diciamo che la polizia non ha chiarito granché la vicenda, quindi sembra che qualcosa sia stato in qualche modo insabbiato. Quest'uomo decide di aiutare questa signora e questo gli farà bene perché in qualche modo riuscirà ad uscire da quell'indifferenza che si era depositata sopra di lui come la polvere. Però questo ha un prezzo da pagare perché in qualche modo si ritroverà su quella strada che stava in qualche modo cercando di evitare, quindi il suo destino lo porterà proprio laddove lui non voleva andare. Questo mi sembra un libro abbastanza interessante. L'ultimo libro è La coda del diavolo, scritto da Maurizio Maggi, edizione Longanesi. È la storia di un killer che uccide a pochi metri dalla pattuglia della polizia, uccide una ragazza, viene subito arrestato, ma siccome è ricco e potente, in qualche modo all'interno del carcere è protetto. E poi c'è una guardia carceraria con un segreto da nascondere, con un passato oscuro, con un grosso senso di colpa, che in qualche modo si ritrova coinvolto in questa vicenda e al quale viene proposto di uccidere questo killer, perché sembra essere l'unico modo per fare giustizia. Lui in qualche modo tra mille dubbi accetta, anche perché chi glielo propone gli promette che la cosa verrà nascosta, quindi nessuno potrà mai risalire a lui. Lui compie questo gesto, ma poi in qualche modo si ritrova comunque in fuga e in corsa contro il tempo. Quindi questo mi sembra molto avvincente.
Questi sono i libri che io ho selezionato per il mese di aprile. Fatemi sapere nei commenti se ce n'è qualcuno che io non ho nominato, che magari voi vorreste leggere, così integriamo il mio video. Vi do appuntamento alla prossima, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi mando un bacio enorme.